risale al 1988 del secolo scorso, però bisogna cominciare dopo il vecchio città. E questa è la legge 30. Proprio di queste persone che in questo momento stanno andando delle capriole politiche che hanno contraddetto il negato. Ma è da lì che parte questo pensiero. Trentino. Abbiamo qua degli amici anche, abbiamo qua anche degli amici che vengono dal comitato per la marcia appunto del Friuli, il comitato della pace di Trieste dedicato a Danilo Dolci, perché Danilo Dolci è operato qui, è andato qui, anzi, questo è perché come insegnante completamente sindaco, gli fai gli stati tutto cambiato, le città restano. Cominciamo a ragionare su questo e a questo poi in qualche modo torneremo. Quindi queste normative hanno nei vari paesi, nelle varie regioni, l'obiettivo di definire la sinergia tra amministrazione pubblica e l'attività della società civile su queste tematiche. Su queste tematiche cominciamo a capire anche in senso ampio. Quando si parla della nostra esperienza palermitana come consulta, la nostra definizione va meglio in idea, è consulta per la pace, la violenza, i diritti umani, il disarmo. Ed è tutto un ventaglio di temi che si tengono, ma quando parlo di diritti umani, cosa non è inseribile in questo punto di vista? Diritti civili, ma anche diritti sociali. Casa, salute, eccetera, era la giornata dei non viventi, era la giornata dei figli del bambino, era anche la giornata contro la violenza contro i transessuali e via discorrendo. Quindi a questo ventaglio di temi invito a prestare attenzione. A questo punto la legge noi l'abbiamo promossa partendo dal rapporto con di alcune associazioni che ci siamo coinvolte su questi temi, partendo da quelle più accaduamente violente come quella che presiede, come il MIR, localmente ma anche quello che presiede nazionale, e poi via via le altre associazioni di diverso orientamento. In consiglio poi quello che per noi è stato importante è stato il rapporto con tutti. La legge presentata da tutto il gruppo del PD insieme a tutto il gruppo di 5 Stelle più tutta una serie di altri consiglieri e ha avuto e poi il voto unanime e apporti consistenti nell'attività in commissione. Ricordo il presidente della commissione che in questo punto sta piuttosto male e poi facciamo gli auguri di pronta guarigione e l'onorevole Pellegrini. Andiamo nel merito e vediamo un po' come si svolgono i suoi vari aspetti. La prima cosa che facciamo è di individuare il 2 di ottobre come giornata siciliana per la pace. Il 2 ottobre a livello internazionale è la giornata della non violenza e questo coincide con la festa nazionale in India e con le anni. Quest'anno è il 150 anni. Anche per questo sono in corso una serie di marce internazionali dedicate appunto a questo tema. Dopodiché viene istituito un organismo di collegamento delle diverse associazioni che vengono registrate in un albo, per poi avere un comitato nel quale paritetico, nel quale avere tanto le associazioni quanto l'amministrazione per gestire tutta una serie di interventi, pensando particolarmente alla scuola, all'università e alla cultura. Questo poi viene pensato anche l'idea di fare un concorso, e un concorso per esempio per l'università. E questi sono temi che a nostro avviso noi
possiamo approssimarci anche partendo dal basso, che è quello che già stiamo tentando di fare. Noi abbiamo fatto un appello, anche coincidente con la data odierna, una decina di associazioni, la mia, le ACLI, l'Accademia di Psicomotor Applicata, CEIGES, il COPPEN, il Centro di Sviluppo Creativo, il Human Rights Organization, l'Italia Institute, il Servizio Civile Internazionale, perché ci costruiamo come consulta su livello regionale e chiediamo ai sindaci, alle amministrazioni di condividere questi impegni. Ci sono sindaci in sala, questo è esattamente quello che chiediamo, che abbiamo scritto direttamente dalla nostra mail istituzionale. E puntiamo proprio a iniziare a operare in tal senso. Cosa stiamo già facendo? Già noi stiamo, intanto puntiamo a costituire fin da subito una scuola di non violenza, avviare questo lavoro dal basso, ma possiamo realizzarlo anche con sinergie istituzionali. Abbiamo già trovato dei contatti con l'Università di Messina in particolare e stiamo avendo una conferenza appunto nella prossima settimana proprio su questi temi e dovremmo promuovere anche un concorso per le tesi di laurea siciliane dedicato al tema degli studi di pace. Esiste un corso di questo genere nell'Università dell'Ateneo di Messina, ma questa classe di concorso è anche rappresentata nel nostro Ateneo in qualche maniera. E soprattutto poi si sta pensando alla promozione di una cattedra UNESCO mediterranea tra la Spagna e la Sicilia, che in questo momento si sta parlando appunto di Valencia e dell'Ateneo di Messina. Un rettore dell'Ateneo di Palermo spiega che sia possibile una forma di collaborazione proprio con la nostra stessa consulta e con l'Italian Business Research Institute che alcuni di noi rappresentiamo. Quindi il percorso per noi è stato importante perché siamo riusciti ad arrivare a un'unanimità con la logica dell'andare su proposta e contenuto. E non sul schieramento e in visione. Questo è un modello che ci può permettere di intervenire su un ampio ventaglio di temi e poter arrivare al risultato, che abbiamo anticipato anche la forma del governo attuale. Siamo riusciti a questo risultato dopo che abbiamo tentato anche in precedenza. E devo dire che, per esempio, la scorsa legislatura non abbiamo avuto questa stessa fortuna. E di questo ringraziamo Peppino. Proprio per l'impegno messo nel riuscire ad arrivare al risultato, cosa abbiamo messo? 3 mesi, da marzo a giugno, siamo riusciti a conseguire l'obiettivo, cosa che altrimenti in altro contesto politico teoricamente favorevole, perché non è stato possibile raggiungere. Venendo poi al sindaco che sta rientrando, come si concretizzano, cos'è, che cavolo si può fare di questa roba? Una prima idea noi l'abbiamo avuta ed è un progetto che è maturato in questi giorni nell'ambito della consulta e delle associazioni che rappresentiamo ed è quello dell'ambasciata di pace. L'ambasciata di pace è un concetto che si è sviluppato negli anni 90 durante le guerre nell'area balcanica. E si tratta di interventi mirati a cercare di ricostruire e riportare pace nei luoghi di conflitto. Pensate un po' al lavoro di Antonio Bello e delle marce fatte allora e via. A questo punto noi pensiamo, perché non riprendere questa idea? Perché non pensare alle città, quelle di cui parlavamo prima, quelle che resistono nel tempo, che passano. Il cadere di dittature, imperi e altro. Bene, le città possono essere ambasciate di pace e avere questo ruolo per promuovere questo tipo di interventi. Possono farlo come sta cercando di stare parlando con la nostra consulta, con altri interventi, con tutta l'attenzione di cui abbiamo parlato poco fa. Abbiamo scritto a 14 capitali
di Maghreb, e questo lo abbiamo fatto anche in collaborazione con una realtà che ha sede nella città di Palermo, che penso spero poi intervenire, il COFFERM, che fa da coordinamento della rete delle città europee, quella delle città arabe, la sede di Kuwait, che sono 630 città. Noi ci siamo rivolti intanto ad alcuni, partendo come spunto dal transito della marcia mondiale della non violenza, che vi già avevo detto, che negli scorsi giorni è approdata a Palermo con la barca. E a questo punto chiediamo questo tipo di collaborazione, che pensiamo a creare una rete di un'attività insieme a cercare, senza pensare di andare a creare il nostro punto di vista, il mondo di farlo. Tante volte quando si parla su questo, poi su altri temi, si ha più natura a esprimere se stessi che a dialogare, a comunicare. Quando la preoccupazione è questa, io devo preoccuparmi intanto delle orecchie di chi ascolta e fa capire. Ma tante volte si incoglierebbe da mio dolce, siamo ancora sul terreno del trasmettere e non del comunicare. E su questa fase non si costruisce cultura, non si costruisce democrazia e altro. A questo punto avviare un rapporto di rete e fare in modo che poi ci si riveda una nostra bellissima città, non lo speriamo, comunque in Sicilia, per avere un momento di sintesi. Come è giusto e opportuno che sia, come per esempio il convegno invece in questo momento sul tema dell'Islam, che si svolge non a un Cairo, non a Trone, ma questa è un'opportunità grossa, su questo spero che poi ci sia un intervento appunto del COPEN, che in questo ci ha aiutato e che è in grado di fare componente della nostra consulta. Ultimo, ma non ultimo, segnalo anche, ho intenzione di consegnare, non fare da solo, ma con i miei amici rappresentanti del Pride presente qua questa sera, un appello che è stato svolto sul tema dei diritti LGBT nei diversi paesi dell'area mediterranea, anche in Africa, non soltanto, dove i diritti sono concorsi, non parliamo di libertà, parliamo di sicurezza personale, di tante cose. Se vai in Uganda c'è pena di morte. Il problema non è l'opportunità di opportunità di manifestazione, è il rischio per la vita delle persone. Ma mi manco quando parlavamo delle diverse occasioni di ricorrenza che sono legate per esempio a tema della violenza contro i trans, ci sono più date, quella che era passata legata a quelle che cose che ci sono state, una cosa spostare, uno dice ma che senso ha fare una ricorrenza in coincidenza con una più famosa? Non ha senso, quando io ricordo tu, lo posso spostare, quello. E su questo, dovunque c'è violenza e negazione dei diritti e delle parole della persona, là possiamo non esserci. E ci siamo a partire dalla ricchezza delle nostre diversità. E quindi ci siamo perché cristiani, perché cattolici, perché monesi, contro il pastore, perché di autorientamento, perché di sinistra, di destra, non importa. Ma questo è quello che ci unisce e questo è quello che disegna la nostra cultura. E cultura che non può essere un elemento di divisione e negazione dell'altro. Io sono e non faccio il maestro. E sono un grandissimo bugiardo. E me ne trovo, mi dispiace. Ma tutto il tempo di questi anni lo devi a spiegare ai ragazzi di cose che ti hanno arrivato in classe, ma è un cinese, l'isola, altri, e un altro ragazzino di Israele, bellissimo, arabo, quando abbiamo fatto un'iniziativa di solidarietà con le chiese di Bagdad, abbiamo mandato i nostri disegni quando c'era la guerra, in quel momento c'erano 500.000 cristiani, ebrei, sono come erano gli altri. C'era una campagna dei domenicani che
sosteneva io di quelli americani. Tengo famiglia a parte in Iran. Tengo famiglia è importante per dei cattolici americani. Perché uno è tale perché è italiano, perché è irlandese, perché è messicano, perché è di qualsiasi altro posto. Avere famiglia da un'altra parte è parte forte dell'identità. E noi abbiamo mandato i nostri disegni ai bambini delle chiese sotto i bombardamenti, loro ci hanno risposto a Pasqua. La mamma musulmana ci ha aiutato a tradurre tutti quanti i disegni a partire dai nostri bambini. I ragazzi loro fanno 3 anni. Ecco, pure anche i nostri bambini, anche la destra. È stato un bel lavoro e questi ragazzi, come diciamo, abbiamo insegnato di essere assolutamente abituati. Non è vero. Tanti scioccati. E per avere una razza non sei vero. Com'è possibile? Qual è la minaccia che io ricevo da un bambino che parla, ride, sogna in lingua italiana? Sogna in lingua italiana. Come faccio a dire che c'è questa differenza? Come faccio a dire che fatto 18 anni deve andare in lingua? Con sua Anna stiamo seguendo anche la vicenda preventiva di questi giorni. Una ragazzina studia e al liceo, il papà non lavora, perde questo giorno per non leggere. Come fai a dire che hai costruito questi sogni e poi dici scusa, non è vero, tu non sei italiana, devi andare in lingua. Contro tutto questo dobbiamo impegnarci e questa è la forza del lavorarci così, questa è la forza che è stata espressa ieri a Piazza Massimo e è l'impegno che noi avremo per il proseguo dei prossimi anni. Ringrazio tutti quanti presenti e invito i sindaci a palesarsi perché voglio esattamente il loro sostegno per iniziare a costituire sin da ora una zona di regionale.